Ecco qua ragazzi, il nostro fantastico paese. Ovviamente sto parlando sotto per evitare che la musica mi dia il copyright. Non ho voluto specchiare questo video perché secondo me merita molto. E allora sto cercando di intrattenere così. Come vedete questa è la nostra Cremona. E devo dire che veramente a mio parere è un posto bellissimo. Che c'è veramente anche tanto divertimento. E quindi ora cerchiamo di non abbatterci, ecco. Quella è l'hashtag che vi lancerò. Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo Levoli e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete visto la prima parte e ovviamente anche la seconda, questo video sarà dedicato a Cremona. Già avevamo fatto un video su Cremona, io e Miren. Però ci tenevo a fare anche questo video in particolare che non è stato creato da noi ma mi è arrivato tramite WhatsApp. Allora, volevo fare questo video dedicato a Cremona per incoraggiare il mio paese, perché in questo periodo è veramente questa settimana e anche ovviamente la scorsa e penso anche la prossima è ovviamente nel picco del coronavirus. Quindi ecco perché ci tengo a fare questo video, per dire forza Cremona. Ovviamente metterò anche degli hashtag, così magari voi nei commenti commentate con gli hashtag che metto io. E che dire, speriamo di uscirne fuori incolumi, anche perché comunque sia a Cremona ci sono già purtroppo persone che non stanno benissimo. E quindi che dire ragazzi, forza tutti con Cremona. Ecco qui ragazzi la seconda parte del video. Questo qui dura un po' di più, quell'altro era 43 secondi. Qua il nostro fantastico paese, questo è il Duomo, Piazza Duomo. Qui ovviamente l'agricoltura, il fieno. Qui è Cremona nelle ore notturne e serali. Wow, c'è veramente spettacolare la bellezza di questo video, che è stato fatto per il nostro paese. Come stavo dicendo prima, a me è arrivato tramite WhatsApp, questo qua è il Museo del Violino, ragazzi, veramente epico. Wow, qua avremo una vista dall'alto. Ovviamente queste riprese penso siano state fatte col drone, credo. Qua il teatro Ponchielli. Cioè, epico, epico, guardate ragazzi che riprese che sono state fatte. Ovviamente sto parlando sotto per via della musica, perché c'è una musica. Quindi per evitare di beccare il copyright sto parlando in sottofondo. Qui c'è anche il teatro, wow, cioè ragazzi qua la nostra... Il nostro, wow, guardate com'è verde, wow, fantastico. La nostra Cremona, come vi stavo dicendo prima, è una città apertamente agricola perché è basata sulla campagna e ovviamente ci sono anche dei cantanti molto famosi come la Mina, che l'ha chiamata di Cremona, e qui ovviamente sta mostrando altri pezzi famosi del nostro paese. Wow, cioè, il modo in cui è stato lavorato questo video è veramente sensazionale, cioè guardate qua, mi perdo addirittura a guardarlo. L'ho guardato un sacco di volte e tutte le volte che lo vedo mi perdo. Comunque sì, è stato fatto veramente bene. Fantastico. You like to play.
Questo qui è lo stadio della Cremonese, una squadra di calcio ovviamente del nostro paese, e ultimamente purtroppo fa un po' schifo, però insomma io tiferò anche per la Cremonese, che sono i grigio-rossi. Questo è il Po, ragazzi, che è il fiume più lungo d'Italia. Questo qua è il ponte che unisce Cremona a Piacenza. Qui stanno facendo delle riprese col drone al Torrazzo di Cremona, che è la torre più alta d'Europa, che misura 112 metri. Per raggiungere la cima ci sono 502 scalini e una volta in cima permette una panoramica di 360 gradi sulla città e dintorni. Poi vabbè ragazzi, non mi dilungo oltre perché il video si commenta da solo, in più avevamo fatto già un video su Cremona che vi lascio il link in descrizione, quindi se volete supportatelo.